Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Castrovillari, dottor Biagio Politano, su richiesta della locale Procura della Repubblica a carico di un funzionario appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Corigliano Rossano, Cosenza. Le indagini sono state condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Rossano ed hanno riguardato ripetute condotte illecite di assenteismo dal servizio, perpetrate dal predetto pubblico dipendente, mediante captazioni video effettuate in prossimità dei dispositivi marcatempo collocati nelle caserme della Polizia Locale. Servizi di osservazione e pedinamento, disamina della documentazione acquisita presso l'ente di appartenenza, escussione di persone informate sui fatti. I finanzieri hanno ricostruito nel corso di 30 giorni di osservazione, svoltasi nel periodo intercorrente tra il mese di luglio ed agosto 2020, numerosi e circostanziati episodi di assenteismo, di illegittimo ed ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro e di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del pubblico funzionario, per un totale di circa 30 ore di servizio, di fatto mai effettuate, contravvenendo ai propri doveri. L'indagato, infatti, era solito allontanarsi dall'ufficio senza alcuna valida ragione lavorativa per esigenze di carattere personale, come, ad esempio, per recarsi presso un vicino centro commerciale o per rientrare deliberatamente presso la propria abitazione nel corso dell'orario di servizio, sovente permanendovi alcune ore. All'esito dell'attività investigativa, il GIP ha disposto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio di un pubblico servizio, per la durata di 3 mesi, nei confronti del pubblico dipendente, principale indagato, mentre altri soggetti, a vario titolo protagonisti delle condotte sopra descritte, risultano lo stato indagati a piede libero. Istiche. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.